Il protocollo è sempre molto formale, anche alla terza udienza ad Angela Merkel in 4 anni. Ecco il benvenuto di Francesco oggi al cancelliere di Germania, prima di ben 40 minuti di colloquio, con l'aiuto di 2 interpreti. Del resto, tra Santa Sede e paese leader di fatto in Europa, son tanti i temi di comune interesse, poi riferiti dal comunicato della sala stampa. In evidenza il contrasto alla povertà, alla fame, al terrorismo e ai cambiamenti climatici, responsabilità della comunità internazionale. Temi in agenda anche al prossimo G20 di Amburgo a luglio, la Merkel ha spiegato al Papa. L'agenda parte dalla premessa che vogliamo un mondo dove lavorare insieme in prospettiva multilaterale, dove non costruire muri ma abbatterli, il cancelliere dichiara poi alla stampa. Discuteremo di economia mondiale su queste basi, naturalmente anche della sfida del terrorismo, e ci concentreremo in specie sull'Africa. Altro punto, i cambiamenti climatici. Il Papa, dice la Merkel, mi ha incoraggiato a lottare ancora per accordi internazionali come quello di Parigi, anche se purtroppo sappiamo gli Stati Uniti si stanno ritirando da questo accordo. Udienza all'indomani della morte di Helmut Kohl, cancelliere della riunificazione tedesca, grande statista e convinto europeo, lo ricorda Francesco. Infine lo scambio di doni, tra cui l'opera Omnia di Beethoven per il Papa ed Evangelii Gaudium, Laudato Si e Amoris Laetitia di Francesco per la Merkel, non in latino, in tedesco, la rassicura il Papa.